Buonasera, ben trovati. Con noi in studio oggi abbiamo Luca Moretti, presidente di APT Livigno. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Questa sera parleremo di turismo e parleremo della stagione estiva di Livigno. Si è appena conclusa la stagione invernale, qualcuno non ha ancora deposto gli sci. La stagione invernale si è appena conclusa, si è conclusa per quanto riguarda gli impianti di risalita con un segno più che positivo. Vedremo presto anche i dati forniti dagli alberghi e elaborati dall'azienda di promozione turistica. A lei la parola per darci qualche informazione, magari qualche anticipazione. Sì, esattamente, si è appena conclusa una stagione a detta degli operatori ottima, da parte dell'ufficio turistico che rappresento una buona stagione. C'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da migliorare, comunque una stagione che non si è mai vista negli anni precedenti. Sì, lo Skipass ha già dato i suoi dati, noi facciamo un pochino più fatica in quanto qualcuno non ha ancora chiuso le strutture, stanno ancora ricevendo degli ospiti, soprattutto in questo momento sono persone del mondo dello sci, dei tecnici che si stanno aggiornando qui sulle nostre nevi e quindi dimenticano un pochino quello che è l'iter, quindi quello di chiudere la struttura, nel senso chiudere la struttura inviando le schedine di notifica e quindi l'Istat presso di noi. Stiamo elaborando quelle che ci sono giunte, spero di poter fare a breve una considerazione o comunque una chiusura di stagione. E quello che si può dire è che è stata una buona stagione, seppur la neve non ha inciso come gli altri anni, anzi abbiamo avuto una difficoltà su gennaio e febbraio, però gli impiantisti sono stati molto bravi a permetterci di sciare fin da subito. Il freddo che è mancato però in quei momenti che c'è stato ha permesso di poter coprire tutte le piste, quindi il clima invernale da subito ha fatto la differenza e quello che abbiamo messo in campo in termini di comunicazione e anche di assolutamente novità con gli uffici stampa all'estero hanno portato risultati, quindi sarà sicuramente un dato positivo anche quello che riceveremo o che andremo a leggere da parte degli operatori. Ne parleremo tra qualche settimana, ma guardiamo subito avanti, guardiamo alla stagione estiva, innanzitutto quando si aprirà. La stagione estiva di Livigno ufficialmente apre con l'apertura degli impianti qui del Bike Park della Motolino il 13 di giugno. Subito il 15 di giugno partirà anche il prodotto Livigno Card, che esso terminerà il 5 di settembre. 13 giugno aprirà la Motolino con il suo Bike Park, che conosciamo benissimo ed è un attrattore importante, un prodotto di valore unico che riconosciamo non solo noi locali, ma che è riconosciuto in ambito europeo. Un mese più tardi, all'incirca le prime settimane di luglio, aprirà anche, ed è la novità assoluta nel mondo bike, il nuovo Flow Country, i nuovi Flow Trail della Carosello 3000. Carosello 3000 e diciamo tagliede Costaccia. Questa è una novità, ad oggi per quanto mi risulta c'è un sentiero agibile, ce ne saranno più durante la stagione, è chiaro che questo processo è molto non difficoltoso ma lungo in quanto per apportare o migliorare questi sentieri ci vuole tantissimo tempo, per costruirne dei nuovi ce ne vuole molto di più ancora. Quindi l'attività portata avanti negli scorsi anni da PT, che ha concesso e ha predisposto i permessi e le autorizzazioni per poter ampliare l'area bike, inizia ad avere i propri frutti e devo dire che la richiesta e la promozione che stiamo facendo è ben percepita dai nostri ospiti. Ritorniamo da Riva del Garda dove abbiamo avuto un successo non inaspettato, ma sicuramente oltre le più rose aspettative, e le richieste su il bike park, la ciclabile, tutto il prodotto bike di Livigno, compreso la novità di Carosello, assolutamente hanno fatto la differenza e ci hanno connotato, ci hanno permesso di essere ben inseriti in quello che è il mondo bike e nei migliori, nei top resort legati al bike. Naturalmente, avranno richiesto soprattutto le novità. Assolutamente, quando si va in fiera non si va per rivedere quello che già uno sa, ma per chiedere delle novità. E le novità sono state così raccontate con questo nuovo Flow Trail, con naturalmente il ricordo e come si può dire, il ricordare del Nine Heights, che è sempre ogni anno una novità, anche seppur viene ripercorso ormai, rifatto ormai da 3 anni. È una novità perché ogni anno abbiamo un nuovo record, abbiamo una nuova
stare, abbiamo delle nuove situazioni che ci permettono di raccontarlo come novità assoluta. Il prodotto Bike Hotel o comunque il club di prodotto Bike Hotel insieme al Bike Apartment sono una novità ogni anno perché vengono migliorati i servizi e quindi vengono proposte delle nuove attività come il Bike Ski Center gestito da Next Level o la guida mountain bike che a differenza degli altri anni avranno un prodotto tutto unico e usufruibile giornalmente con due gite particolari o comunque distinte in base ai livelli giorno dopo giorno. Quindi il mondo del bike è molto facile da raccontare, ma soprattutto siamo a un livello, probabilmente la fortuna o la capacità ha voluto che arrivassimo prima di qualcun altro, ora siamo riconosciuti, a differenza di quando ci muoviamo nel mondo invernale, dove siamo uno dei resort invernali. Qui Livigno veramente riconosciuta e ne abbiamo avuto modo di percepirlo, ma non solo, ma di capirlo con i nostri occhi proprio percependolo a Riva del Garda, dove Livigno spiccava, ma non solo, dove la richiesta era importante, quindi il nostro segmento è stato ben posizionato e ha raggiunto l'obiettivo. Livigno Card, quali sono i contenuti? È stata modificata, è stata rivista l'anno scorso in maniera pesante, quest'anno è stata solo aggiustata nelle mancanze che aveva l'anno precedente, migliorata in alcuni aspetti. La Livigno Card che permette non solo di usufruire di certe attività uniche sulla nostra vallata, ma di avere degli sconti e comunque ha come obiettivo quello di promuovere le attività che per l'estate sono molteplici, comunque sono ben confezionate, ben organizzate. Riesce a organizzare per l'estate per i nostri ospiti estivi una Kinderheim in collaborazione con il Kinder Club Lupigno, tutta quella che è l'organizzazione per le famiglie, quindi i family hotel che sono il club di prodotto legato appunto alle famiglie potranno accedervi in modo gratuito e permettere ai propri ospiti di soggiornare, di permettere ai bambini più piccoli di stare con degli animatori, con un club organizzato all'interno della struttura della scuola sci centrale e di permetter loro di divertirsi e lasciare quindi i genitori in piena libertà, comunque sapendo di avere il proprio figlio all'interno di un centro organizzato. Questa è una novità, l'anno scorso era a pagamento, quest'anno siamo riusciti a trovare un accordo e qui ringrazio la scuola sci centrale che ce l'ha permesso con appunto la loro struttura per i club di prodotto, il Family Hotel. Mentre per quelli che aderiscono, quindi che hanno aderito ad APT, che hanno diritto di avere la Livigno Card, ci sarà il 50% di sconto per i non aderenti, il prezzo pieno. Questa è una novità su tutte, ma soprattutto le altre novità sono quelle che si è cercato di trovare questa sistemazione, quindi il club di prodotto di riferimento avrà la gratuità nella loro target di riferimento e nell'attività di riferimento. Cosa voglio dire? Che l'Active avrà, insieme alle guide alpine, delle gite gratuite, mentre il prodotto bike avranno delle attività legate al bike gratuite. Questo per dare ancora più segmentazione o meglio, per meglio categorizzare il nostro mercato o comunque quelli che vengono e soggiornano a Livigno sanno perfettamente che se soggiorneranno in un bike hotel troveranno certi servizi agevolati ma sicuramente di qualità. Così anche per gli altri due club di prodotto che sono, ripeto, Active e Family. Quindi tutto quello che si può immaginare all'interno di Livigno, partendo dal lago, con le attività legate all'uso del kayak piuttosto che alla canoa, con un istruttore in un giorno ben preciso che sarà il martedì, che sarà a disposizione per gli Active Hotel e a disposizione per tutti con differenza di pagamento come dicevo prima, o passando poi per l'Arix Park, per l'Aventurando, per le Gite Family. Tutto quello quindi che è l'animazione legata esattamente con tutti i partner di Livigno e con dei servizi extra messi a disposizione non solo da privati ma anche da PT. L'Aventurando per esempio è un'attività messa a disposizione da PT coordinata insieme alle guide alpine con la quale abbiamo trovato un accordo per fare 3-4 appuntamenti settimanali, anche questi organizzati nel modo che dicevo prima. Non ci dimentichiamo assolutamente dei più piccoli, quindi delle famiglie, e avremo le serate a tema dedicate a loro come il gioco per la pasticceria, inventando la pizza, cioè impastando delle pizze, oppure dei giochi a tema o delle serate a tema per loro con l'animazione che può essere dal pagliaccio al chi fa cabaret per i più piccoli. Quindi
Devo dire che spaziamo dal professionista del bike con la novità del Team Tinkoff all'utente famiglia con un bambino anche piccolo qui può soggiornare e divertirsi. Da quando sarà invece fruibile il lago di Livigno? Il lago di Livigno sappiamo che è sempre difficile dare una data precisa, però per i primi di luglio saremo pronti ad ospitare i nostri avventurieri all'interno del nostro lago. I primi di luglio sarà tutto pronto, appena ci saranno le condizioni ottimali inizieremo con l'attività del lago. Attività del lago che come l'anno passato offrirà il noleggio delle canoe, dei kayak, dei pedalò, delle barche per poter permettere ai nostri ospiti e non solo di fare una piccola o grande escursione, dipende dalla capacità fisica e dalla capacità di pagaiare all'interno del nostro lago. Ci sarà ancora, ed non è da sottovalutare perché ha avuto un grande successo, la pesca la mattina all'alba, quindi con l'associazione Pesca di Livigno, e questa è la differenza che si è fatta con la Livigno Card o con quella che si chiamava Natura Card negli anni passati, è quella di interagire sempre di più con le strutture private o quelle associazioni che possono permettere, chiaramente pagandole, di far vivere una giornata diversa al nostro ospite. Quindi l'associazione Pesca, dicevo, ha portato e porterà i nostri ospiti a pescare la mattina all'alba, e devo dire che è stato un bellissimo successo e una grande esperienza per i nostri ospiti. Dicevo prima, ci sarà un istruttore federale che insegnerà l'uso della canoa e del kayak, e quello sarà un appuntamento, una novità. Ci saranno delle uscite notturne sempre con questo istruttore, ma coordinate dal gestore del lago, che sono una novità. Piano piano si sta trovando la dimensione ideale o comunque la gestione migliore per il lago, che non abbiamo granché come esperienza, ma che sta dando i propri frutti. Dicevo prima, per rimanere collegato alla pesca, la pesca sportiva è un'altra particolarità del nostro territorio che è unica. Non solo per il pescato che si può ottenere, che è una specie autoctona particolare, ma soprattutto è unica per questa sua capacità di offrire a molti pescatori in breve tempo sia la pesca su fiume in modo quello montano che è particolare, sia quella a lago che è diversa. Quindi abbiamo notato, e chi l'ha potuto vedere in questi giorni all'apertura, una quantità di gente proprio per venire a pescare a Livigno. Come non citare a questo punto il golf? Il suo pallino. Sì, il mio pallino, sono tutti un po' i miei pallini perché ci credo molto in quello che faccio, e tante volte anche i miei familiari mi dicono sembra quasi tuo, ma me li sento mie queste attività, e sono attività che effettivamente potranno fare la differenza non in termini quantitativi ma qualitativi della nostra offerta. Quindi il 29 di maggio partiremo con l'apertura del golf. Per inciso, in questi giorni ho incontrato parecchi amici che sono istruttori nazionali o comunque tutti quelli che provengono da altri resort che hanno il golf, e anche loro, anche il nostro golf qui vicino a Bormio, partiranno nello stesso momento. È già un mese che ci lavorano e partiranno solo in quel momento, a quote diverse, molto più basse dalle nostre, e partiranno solo alla fine di maggio. Questo cosa vuole dire? Che la scelta azzeccata di avere un golf in sintetico permette a noi di finire la stagione il 10 di maggio, il 3 di maggio, poi sappiamo che la Carosello si sta spingendo oltre andando fino al 10, e di partire con un'attività golf completamente estiva, ma anche per non solo, ma per antonomasia è un'attività estiva 10 giorni dopo, a pari di altre località che vivono in altezze diverse, che si permettono di poter coltivare l'erba in modo diverso, ma che per loro il costo è eccessivamente alto, questa fioritura, questa diciamo organizzazione pre-apertura. Noi in 10 giorni saremo in grado di aprire il golf. Di aprire il campo pratica, ma che comunque permette le 9 buche come altri campi che però non possono farlo. Quindi sempre di più sono convinto che la scelta è stata azzeccata del manto in sintetico. Anche in questo caso sarà presente un istruttore? Assolutamente sì, sarà presente un istruttore nel primo periodo solo per 2 giorni alla settimana, nel periodo di più affluenza per tutta la settimana. Il gestore, mentre sarà ancora PT, e il custode sarà presente tutti i giorni per poter permettere a chi è in grado di giocare di usare e sfruttare il campo a pieno.
Anche in questa modalità avremo le differenziazioni sui club active o i possessori della Livigno Card. Questo è l'anno del golf, nel senso che l'anno scorso siamo partiti in ritardo per ovvie ragioni che conosciamo tutti, e poi la pioggia ha fatto un pochino la differenza in negativo. Speriamo quest'anno di avere tantissimo sole che ci permetta di usufruire al meglio di questa attività che sicuramente porterà a un livello diverso, non di clientela, ma di appeal sulla località. E a proposito di golf, sappiamo che ha lavorato in questo periodo anche nell'organizzazione di un evento legato al golf. È andato in porto, possiamo. Esattamente, a proposito di golf, ci sarà l'11 luglio il primo Golf Open di Livigno. Questo Golf Open si svolgerà sulle tre buche sul nostro campo pratica, sulla nostra training area. Ma anticipiamo questo Golf Open con la novità assoluta che è assolutamente in voga adesso, che assolutamente farà parlare anche per i VIP presenti, ma soprattutto per la straordinarietà del percorso. Partiremo dal lago di Livigno, avremo la prima buca sul lago di Livigno, quindi una buca particolare che dovrà, è un in-city golf, quindi uno street golf, e il gioco sarà di centrare degli obiettivi, dei target inusuali. Per esempio sul golf si dovrà, sul lago, scusate, si dovrà centrare una barca o un kayak e si acquisiranno così dei punti. Si passerà alla seconda buca che sarà l'acqua grande, probabilmente nella piscina. Tutto questo per poi procedere ed arrivare fino a Piazza Placheda, quindi latteria, il centro di Livigno, la piazza del comune, con attività, non voglio svelarle tutte, altrimenti non ci viene più nessuno a vederla, ma con attività particolari ed sarà un gioco, non sarà il vero gioco del golf, ma sarà un gioco simile al golf per promuovere non solo questa attività, ma il territorio. Quindi una vetrina importante dove giornalisti, fotografi fotograferanno, scatteranno, scriveranno di ambienti particolari usando il golf per promuovere Livigno. Questo è un po' l'elemento che si è usato in tutte le attività, si usa lo sport per promuovere o l'attività per promuovere la località. Quindi riusciremo a promuovere lo shopping, riusciremo a promuovere la gastronomia e la nostra attività per antonomasia, quella di una Livigno attiva. Quindi avremo, dicevo, il lago e anche l'acqua grande. Ha parlato di VIP, vuole anticiparci qualche nome? Ci saranno, non tutti hanno confermato, ci saranno dei attori o comunque delle presenze del jet set italiano, i nostri sportivi, quindi da Giorgio Rocca a Roberto Nani, e non solo, e soprattutto ci saranno dei professionisti del mondo del golf che non possono confermare in quanto dipende dal loro programma di gare. Sarà un numero ristretto, saremo in circa 40 persone, per poi invece avere durante l'Open Golf Livigno più persone, quelle saranno solo quelle accreditate alla Federazione Golf. In Piazza Placheda si svolgerà il tutto, si partirà da lì, si porteranno le quattro persone di ogni tee di partenza, perché funzionerà così, quindi 10 team, 4 persone l'uno, con la collaborazione, la partecipazione ai Maserati da Piazza Placheda verso il lago, e risalirà il centro pedonale fino a Piazza Placheda a piedi, chiaramente come fanno tutti i golfisti. Questo è anche un momento dove l'enogastronomia ne farà da padrone, perché concilia molto golf e prodotti enogastronomici curati dall'Associazione Cuochi e Pasticceri, che per l'occasione allestiranno al meglio quello che è Piazza Placheda, per poter fornire e far capire alla gente che Livigno è sì sport e active, ma è anche enogastronomia. Questo, dicevo, la mattina si farà lo street golf nel centro del paese, alle 2:30 del pomeriggio partirà l'open golf con la premiazione finale alle 4 del pomeriggio. Quindi tutto centrato in un giorno, con una festa poi la sera. Ha citato Acqua Granda. Quali novità per la stagione estiva? Beh, Acqua Granda mi auguro di poter avere uno spazio, sono certo che lo avremo, per raccontare della nuova gestione Acqua Granda, che ha dato tante soddisfazioni nel momento invernale, dall'apertura del 24 dicembre ad oggi. Acqua Granda avrà delle novità non solo sulle attività che potremo mettere in campo e che metteremo in campo attraverso la Livigno Card, quali dei corsi a tema o comunque delle attività che si svolgevano prima in Piazza Placheda si svolgeranno in Acqua Granda, ma soprattutto
delle novità sulla gestione propria che cambierà degli spazi e modificherà degli spazi proprio interni ad Acqua Grande per poter svolgere al meglio quelli che oggi sono i corsi che tanto hanno avuto successo e le attività in acqua che hanno avuto altrettanto successo. Blackpool? Stiamo facendo un ragionamento sull'apertura della Blackpool. La Blackpool sicuramente sarà aperta per poter permettere uno svago ulteriore al Livignasco o comunque un'attività ulteriore al nostro ospite. Non sarà nella sua pieno regime in quanto i tempi di consegna per le attività che stiamo mettendo in campo andranno oltre, sicuramente per dicembre saremo pronti. Comunque ci sarà una nuova apertura, una nuova come si può dire, novità su quello che è Acqua Grande. Dicevo prima, è stato un gran successo e ha improntato maggior ragione la località su un'attività molto cool e molto active. Abbiamo visto i corsi che sono sì dedicati ai livignaschi, ma soprattutto gli operatori che sono qui da noi riescono a sfruttare e godere di quello che il fitness può ridare in termini di rigenerazione fisica e non solo. Quindi Acqua Grande a tutto tondo e troveremo il modo anche per raccontare i dati e soprattutto quello che sono gli sviluppi di Acqua Grande. La Fitness Week che ci sarà dal 5 all'11 di settembre sarà un pochino la ricostruzione di quello che è stata la Fitness Week come test nel periodo di marzo. A marzo abbiamo voluto fare questo test, è stato un test, non avendo così esperienza, è stato un test diciamo l'anno zero di questa Fitness Week, e mentre per settembre riproporremo una settimana tutta completamente dedicata al fitness, dove opinion leader e personaggi delle varie attività legate al fitness verranno qui e creeranno la propria attività a modo loro e come la interpretano loro. Qui TecnoGym, che è nostro partner, porterà sicuramente due istruttori importanti, uno per quanto riguarda il corpo libero, le attività corpo libero, e uno per quello che è lo spinning. Avremo sempre un istruttore per quelle che sono le attività corpo libero, tipo il total body o comunque quelle attività che sono più in voga adesso, e riusciremo con quattro personaggi a coprire tutta l'attività settimanale e speriamo di avere un grande successo non solo a livello di paese ma soprattutto da esterni. Queste persone sono seguite non solo nelle fiere tipo la fiera di Rimini da migliaia di persone, da migliaia di utenti, ma anche nelle loro palestre, nelle zone di Milano, Bologna e Rimini, da parecchi seguaci che speriamo di portare qui per vedere un momento diverso, una località diversa e facendo quello che gli piace, quindi fitness. Abbiamo parlato del lago, di Acqua Grande, del golf, parliamo ora dei prodotti che offrirete oltre a quello che abbiamo già citato e quindi poi anche degli eventi. Parliamo della Family Week. La Family Week, che è stata non solo un bel successo per il periodo invernale, è stato anche un discreto successo l'anno passato. Qui verrà riproposta quest'anno dal 18 al 25 luglio e dal 29 al 5 settembre, 29 agosto al 5 settembre. Qui il bambino e la famiglia ne fanno da padrone con attività non solo gratuite ma attività specifiche per proprio il bambino. Ricordiamo che la formula è quella che se si soggiorna, come quella invernale, se si soggiorna o si viene in soggiorno con il bambino sotto i 12 anni ha diritto alla gratuità. Ha diritto alla gratuità anche tutte quelle famiglie e quei bambini che accederanno al club Lupigno e che per la settimana organizzeremo insieme appunto alla Scuola Sci Centrale delle attività particolari e dedicate appunto a quello che è la famiglia. La famiglia che durante il periodo estivo è sempre presente, sarà sempre presente anche nelle nostre, che è presente nella nostra programmazione, con una chiave sempre diciamo active, la famiglia attiva. Con appunto i responsabili del club Lupigno ora stiamo mettendo i dettagli su questa settimana che verranno comunicate a breve. Comunque è programmata, è già promozionata e la stiamo già promuovendo non solo sui nostri canali social o sul sito ma anche nella fiera che abbiamo presenziato a Modena.
una serie di eventi anche legate ovviamente alle due ruote. Il primo sarà sicuramente la Transalp. La Transalp che ritorna a Livigno, questa era già in programma, ma la novità assoluta su Transalp è che per 2 anni avremo di nuovo la Transalp per la mountain bike. Questo è solo un inciso per dimostrare che il lavoro svolto ha ripreso, ha voluto far sì che gli organizzatori di Transalp ripartissero o ripassassero da Livigno. La Transalp, che in questo anno specifico sarà su bici da strada, arriverà come di consueto in Piazza Placheda e ripartirà come di consueto a Piazza Placheda. Allestiremo quello che sono i servizi di accoglienza e di prenotazione per loro, ma anche l'ultimo rifornimento, quello del post gara. La Transalp che ci permette non solo di avere un buon indotto con segnale positivo, ma soprattutto una buona promozione, e per questo saremo presenti alla partenza a Monaco di questa famosissima gara che a tanto i tedeschi piace. Una gara che, lo ricordiamo, ha un numero ben preciso di partecipanti. Ha un numero preciso di partecipanti, ma soprattutto attraversa tutto quello che sono le Alpi, arrivando poi al lago di Garda, proprio a riva del Garda. Numeri impressionanti, ma soprattutto promozione per la nostra località, non posso dire gratuita, ma quasi a costo zero. Dal 27 luglio al 2 agosto si svolgerà a Livigno un altro grande evento legato alle avventure, le avventure nel mondo che verranno raccontate qui dai grandi avventurieri. Adventure Wars è un evento particolare che inizia ad essere riconosciuto. Forse ci è voluto un qualcosa in più a livello di promozione o un qualcosa in più a livello di organizzazione, in quanto l'anno scorso la società che con Andrea Benesso a capofila di questa società si è mossa molto tardi e non ci ha permesso di promuovere al meglio, di organizzare al meglio questo festival. Questo festival che quest'anno ha addirittura incluso 2 appuntamenti legati al bike. Uno è il BAM, che è un incontro di avventurieri che, dicevo appunto prima, essendo a riva, ha riscosso un gran numero di curiosi proprio al nostro stand. Questo incontro di avventurieri legati al mondo del bike, che sono quelli che attraversano... È un raduno, cicloturistico. Esattamente, che attraversano il Sahara o che attraversano percorsi particolari con la propria mountain bike, si incontrano per poter raccontare ed condividere le proprie esperienze, condividerle anche con chi come me di queste esperienze non può nemmeno immaginarle. Quello è stato un appuntamento sicuramente interessante, come la gara nella quale ci saranno tantissimi vincitori, perché avrà tantissimi premi, ma soprattutto avrà la possibilità di scoprire questi nuovi percorsi della Carosello 3000 e percorrendo un anello di 13 km usando le cabine come mezzo di risalita, quindi solo scendendo, svolgendo un 8, un 8 è come il percorso di 13 km, quindi ci saranno dei premi per la miglior salita, per chi fa più percorsi possibili, per chi ci mette meno, perché tantissimi premi, quindi tantissimi vincitori. Questi saranno tutti raffrontati a un professionista che nel caso specifico sarà Marco Aurelio Fontana. Stralivigno, la gara più attesa da tutti i runner, perché si tratta di una gara, di una mezza in altura molto ambita. Svolgerà il 25 di luglio. Il sabato pomeriggio. Questa non è una novità, ma è una modifica di un calendario che da anni non portava più questi risultati, come quella che è successa negli anni passati, nell'anno passato, di spostarla al sabato. Quindi una conferma sicuramente positiva. La partenza sarà di nuovo in Acqua Granda, sarà migliorata la partenza, sarà migliorata l'attività in Acqua Granda, in quanto adesso la gestione è in capo ad APT, quindi non ci sono come l'anno passato incontri o scontri da dover fare con la proprietà passata, quindi riusciremo, siamo certi, a svolgere nel migliore dei modi, a poter installare la partenza all'arrivo nel migliore dei modi in Acqua Granda, dove si svolgerà sia l'ufficio gare che ritiro pettorali, docce e quant'altro. Il quartier generale sarà completamente Acqua Granda. Questa
era stata una volontà del gruppo Marathon di Livigno che abbiamo riconfermato assolutamente, condividendo anche con loro questa nuova avventura della Stralivigno. La Stralivigno che è ormai riconosciuta nell'ambito del podismo, ha una dimensione diversa rispetto alle altre gare in quanto si svolge sul terreno asfalto, quindi per i migliori podisti o maratoneti è l'ottimale, ma che poi si passa su sentieri, percorsi che conosciamo benissimo di Livigno, che è il terreno ideale per i trailer o chi comunque fa trail o ultra trail, quindi c'è un buon mix e ogni anno raggiungiamo all'incirca e sorpassiamo le 1000 persone, quindi anche questa è confermata, una novità assoluta che non è ufficiale. Ci stiamo preparando per il prossimo anno per un evento particolare legato appunto al mondo della corsa, quindi vuol dire che Stralivigno quest'anno avrà un test events su una gara legata più al trail per portare un altro anno un evento molto particolare, molto atteso da tutti gli amanti della corsa. Quindi è in assoluto una novità che non è ufficiale, ma che ufficializzeremo breve. Entrerà a far parte di qualche circuito? Non solo, ma avrà un livello diverso, un livello molto più importante di quello che è ad oggi, che è già grandiosa, la Stralivigno. Oltre alle attività organizzate da APT per il mese di luglio, sono previsti altri eventi? Sì, abbiamo la Notte Bianca in collaborazione con l'Associazione Turismo e Commercio, loro gestiscono in toto l'attività e noi diamo un contributo economico per poter svolgere al meglio questa attività il 18 luglio, quindi una grande festa, speriamo possa essere una festa come quella che è passata nella prima edizione dell'anno passato, dell'anno scorso. Loro, l'Associazione Turismo e Commercio, ben si muove in questa festa e quindi è giusto permettergli e aiutarli e sostenerli per questa momento serale che comunque porta non solo gente da fuori Livigno, ma che comunque riempie la località in quella serata. Oltre a questo avremo il storico momento della festa del costume che ripercorre le tradizioni e ripropone a chi non conosce le tradizioni di Livigno quello che Livigno era una volta nei suoi usi e costumi. Questo organizzato dal gruppo Folk di Livigno ed APT mette la logistica e collabora per la gestione e implementazione di tutto quello che è il percorso della festa del costume. Abbiamo parlato degli eventi di giugno, di luglio, arriviamo ad agosto. Arriviamo ad agosto con un'altra novità, il cambio della data della Notte Nera. Notte Nera che si svolgerà il 10 agosto, non più il 15. Quindi la notte di San Lorenzo. La notte di San Lorenzo, mi sembrava molto più logico riuscire a spostarla in questo momento, in quanto spegnendo tutte le luci si potranno ammirare al meglio le stelle, si collocherà in un momento dove festa sì c'è, ma non tanto quanta ne può fare o si può fare con Notte Nera. Notte Nera che è il 15 agosto, assolutamente importante, assolutamente simpatica, assolutamente attrattiva, ma che veniva collocata in un momento dove già c'era gli utenti privati, gli operatori privati che svolgevano il proprio cenone o comunque attività particolari che potevano dare un altro spessore al nostro agosto, quindi su anche richiesta degli operatori e attraverso un questionario a loro proposto si è deciso di spostarla al 10. Le situazioni saranno le stesse, quindi eventi nelle varie piazzette, gestione dei gruppi in varie piazzette, tutto il corso di Livigno, tutta la lunghezza di Livigno, con chiaramente la particolarità di vivere una notte ad altri tempi per quanto riguarda l'aspetto dell'illuminazione. Quindi tutta illuminazione naturale e speriamo che il cielo sia stellato per poter dare questo valore aggiunto il giorno del 10 agosto, notte San Lorenzo. Organizzerete comunque qualcosa per Ferragosto? Assolutamente, la novità sarà un spettacolo pirotecnico proprio sul lago, quindi col fascino del lago, il riflesso dell'acqua e la valle che si presta per questo spettacolo avremo una festa di Ferragosto, così adesso è stata etichettata, ma che deve trovare miglior comunicazione, quindi può darsi che verrà cambiato anche il nome di questa festa, però il 15 d'agosto ci sarà questo appuntamento dopo che permetterà cena a tutti gli ospiti di
gustare il cenone o comunque la festa organizzata da tutti gli operatori di Livigno che già fanno ma che veniva un pochino disturbata negli anni precedenti e uscire per degustare un vin brûlé piuttosto che un qualcos'altro molto più semplice ma che ci permetterà in questo momento di stare con gli occhi all'insù per questo spettacolo pirotecnico che sarà svolto nella zona del lago, quindi adiacente al noleggio dei, o comunque alla postazione di apertura e di uso del lago ci sarà anche lo stand o lo stage per poter ammirare i fuochi d'artificio. Anche qui è una novità assoluta, è un test, sicuramente ci saranno delle critiche, ma siamo certi che questa impostazione migliora quello che è la fruibilità del nostro ospite durante il periodo più affollato che è quello di agosto. Durante il mese di agosto poi verrà organizzata l'attesissima gara di sci nordico che insomma è vero che siamo a 2000 metri d'altezza, è vero che a Livigno può anche nevicare durante il mese d'agosto, ma come farete a organizzare questa gara per le vie del centro? È una bella sfida. Questa è una bella sfida che incuriosisce non solo i turisti che mi chiedono o chiedono all'ufficio informazioni come sarà e come si farà, ma soprattutto i locali. Non è mai successo di un'attivazione dello snow farming e quindi di un accumulo di neve preparata durante il periodo invernale, ricoperta con segature e poi con dei teli termici per non permettere che il sole per conservarla. Esatto, per conservarla, così il sole dovrebbe riflettere e non danneggiare questo accumulo importante di neve, si parla all'incirca di 400 metri cubi di neve. L'avete messa in cassaforte? L'abbiamo messa in cassaforte, speriamo di poterlo usufruire al meglio e di poter ripercorrere tutto quello che è il percorso storico del Palio delle Contrade, partendo dalla zona dell'Arice, dell'Hotel Arice, fino alla Piazza del Comune. Qui APT dà solo la collaborazione e ci mette la comunicazione dal punto di vista turistico e per riuscire a intercedere al meglio quelli che sono gli spettatori extra Livigno, quindi i nostri turisti. Il grosso del lavoro lo sta facendo il Comitato Contrade, che devo ringraziare per questa spolverata di novità e questo evento comunque in linea con i tempi, perché proporre un'attività così importante, così legata al territorio, in un ambiente diverso completamente, quindi agosto, da quello che poteva essere lo storico secondo giovedì di marzo, è sicuramente innovativo da parte di persone che hanno nel cuore questo avvenimento, ma soprattutto che ci stanno mettendo l'anima. A loro va già da adesso il mio grazie per questa disponibilità al cambiamento, che sicuramente darà anche lustro alla località, riuscendo già da subito a parlare e dandoci subito lo spunto a parlare per la stagione invernale che partirà sicuramente con lo sci nordico. Lo abbiamo citato all'inizio, il 99 mountain bike chiuderà la stagione estiva? Esattamente, a settembre avremo il 99 nella sua terza edizione. Come dicevo poc'anzi, il 99 è sempre una sorpresa. Ormai sono tradizioni, ma sono tradizioni dove il primo anno abbiamo avuto il record e assolutamente la novità, il secondo anno il front flip fatto con mountain bike primo nella storia, con non solo salti ma anche strutture particolari che non si vedono da nessun'altra parte al mondo. Quindi il 99 ha quella capacità di poter regalare a Livigno una comunicazione importante che diventa virale in un secondo momento e che riesce a far parlare di Livigno sotto l'aspetto del mountain bike. È vero, un mountain bike di pochi, un'attività solo di alcuni, ma che ci connota perfettamente quello che è il mondo freeride freestyle, che è quello che sicuramente ha maggiore spazio sui giornali e che sicuramente riesce a far parlare di Livigno come destinazione legata al mondo del bike. Quindi il 99 di nuovo con Nico Zacek, che ne fa da padrone e che riesce ad attirare soprattutto il pubblico estivo qui, scusate, il pubblico straniero qui a Livigno. Un'altra novità di questa stagione estiva è il training camp con il team Timkof e quindi per gli appassionati il massimo, poter pedalare con professionisti sulle strade più belle e ambite delle Alpi. Sì, come dicevo negli incontri svolti con gli operatori, soprattutto quelli
del club di prodotto bike. Questa è assolutamente una novità, ma è un'opportunità. Abbiamo deciso di muoverci sul mondo delle ruote sottili per l'allenamento in quota, che non va dimenticato. Livigno viene riconosciuto come una località molto active, molto dinamica, ma che serve anche per l'allenamento in quota, e proprio quell'allenamento che serve quel doping naturale, e difatti la nostra comunicazione si svolge appunto sul DOP free, quindi doping naturale e gratuito. Molte persone riconoscono la nostra località per questo. Cosa migliore per riuscire a promuovere questa attività e per riuscire a far parlare non solo i giornali, ma la gente, gli amatori, quelli che seguono poi, che tengono in piedi questo mondo, se non attraverso la miglior squadra al mondo in questo momento, che è il Team Tinkoff Saxo Bank, con Contador e Peter Sagan, che sono i migliori al mondo e che gravitano intorno a questa squadra e che saranno presenti a Livigno appena finito il nostro Giro d'Italia. Mi auguro che durante il Giro d'Italia riescano a fare dei buoni risultati per permettere alla località di uscire nei media più importanti legati allo sport. Con loro c'è un accordo innanzitutto sul team, e sul team che soggiornerà a Livigno per prepararsi. Con il team abbiamo degli accordi di promozione, quando saranno qui spero di poter essere ospite con qualcuno di loro per raccontare la loro attività, ma soprattutto per rendere dotti i nostri operatori e tutto Livigno di quello che loro riescono a generare attraverso la loro attività. Quindi chi ha lo sponsor lì e riesce ad avere un pezzettino di maglia ha una gran visibilità. Noi non avremo la maglia, ma avremo delle attività particolari con loro durante il Giro d'Italia, il Tour de France, dove il logo di Livigno, o comunque il nome di Livigno, verrà ben visto e sarà ben visibile, e sperando in una vittoria verrà anche raccontato che l'attività è stata svolta a Livigno. Verrà anche Contador? Verrà anche Contador e ci sarà anche Peter Sagan appunto dopo il Giro d'Italia. Loro qui prepareranno il Tour de France, ma prepareranno anche delle gare successive, se non sbaglio dovrebbe essere la Vuelta. In parallelo si è deciso di organizzare questa Academy, che è la prima assoluta Academy del Team Tinkoff in maniera stabile, perché loro fanno delle Academy durante il Giro d'Italia, il Tour de France o altre gare importanti, dove raccolgono gli appassionati e li portano sulle strade di quel momento e di quella gara, mentre qui in seduta stabile è la prima e assoluta Academy per il Team Tinkoff. Spero di poter vedere moltissima gente partecipare a questa Academy, ma soprattutto spero di vedere i nostri operatori promuoverla, perché assolutamente è un'opportunità. Riuscire con pochi soldi a essere presenti in questo team non è solo un'opportunità, ma sicuramente un onore da parte nostra. L'Academy è in esclusiva un allenamento con materiale legato al mondo del team, o comunque che orbita intorno al Team Tinkoff. I programmi di allenamento sono redatti e comunque seguiti da un allenatore del Team Tinkoff, e il bike fitting, o comunque la messa in sella e il racconto della strategia durante una gara o dell'allenamento, sono seguiti dai professionisti del Team Tinkoff. Quindi una persona che comunque deve saper pedalare un pochino, perché durante lo stage di allenamento si faranno parecchi chilometri, avrà delle nozioni particolari, o comunque vivrà un momento anche con i campioni, perché ci saranno anche i campioni del team a svolgere parte degli allenamenti di questa Academy, ma sicuramente potranno vivere in esclusiva e provare in esclusiva quello che fa un vero professionista, quindi l'amatore che si rispecchia e che per un attimo, per una settimana, diventa un professionista tutto tondo. Alpenfest, veniamo a questo evento, siamo alla seconda edizione, ha, possiamo dirlo, gasato il mondo agricolo locale e non solo. Assolutamente sì, ha veramente gasato non solo il mondo agricolo locale, ma anche tutti gli operatori che stanno facendo richiesta specifica e nel dettaglio di quella che è la settimana dell'Alpenfest. Devo dire che il nuovo CDA di Latteria
ci ha dato non solo gli strumenti per poter pensare un po' più alla grande, ma ci ha dato anche l'energia per poter ragionare su una festa importante che possa attirare anche a livello turistico gente nel nostro paese, in un momento, quello del 21 settembre, che è sempre un momento difficile, anche se è un momento bellissimo per Livigno, perché i colori dell'autunno sono assolutamente importanti, ma assolutamente poco valorizzati, e speriamo con questa attività, con questa festa, di riuscire e di permettere alla gente di vedere di persona quello che Livigno è durante il periodo autunnale. Avete confermato il programma? Abbiamo confermato il programma, che è simile, vicino allo scorso anno, migliorando quelli che sono gli aspetti, dicevo prima, enogastronomici, con l'aiuto dei cuochi pasticceri di Livigno, e quindi con la creazione e la situazione da dove è ormai da anni storica, vicino al centro Sifondo, al Bike Skill Center, la locazione per poter degustare i nostri prodotti e per poter passare insieme ai contadini un momento magico, perché con le mucche al fianco di dove si mangia, con la mostra i giorni successivi, ma soprattutto con la transumanza, il passaggio delle mucche all'interno della zona pedonale, credo che non solo è affascinante, ma anche un momento unico per tanti che non conoscono questa attività. È chiaro che le malghe, dove ci sarà l'aperitivo, comunque una sorta di pranzo, e dove ci si incontrerà prima della transumanza vera e propria, la fanno da padrone, creano il contorno e chiudono il contorno di questa Alpenfest, che è completamente dedicata al mondo della zootecnia, ma soprattutto al mondo del pastore, da quello da dove noi arriviamo, che è l'agricoltura. Alpenfest e poi Livigno Expo. Alpenfest e poi Livigno Expo, quindi abbiamo già detto tantissimo, sicuramente ci siamo dimenticati tanto. Livigno Expo è la conclusione di un'estate particolare, ma sicuramente che non lascia spazio al rilassarsi, ma soprattutto dà modo di essere attivi e di essere un ospite attivo qui a Livigno. Expo invece più dedicato ai nostri operatori, è un momento per rincontrarsi, tirare le somme dell'estate, ma soprattutto guardare avanti con uno spazio espositivo dedicato agli albergatori o tutta la fornitura e l'infrastruttura degli albergatori, e non solo, per quelli che comunque hanno attività di bed and breakfast o appartamenti. È anche un momento per le aziende non locali, sia locali sicuramente, ma anche non locali, di poter entrare in un mercato particolare che è come quello di Livigno. Ci sono delle critiche sul fatto che si debba far entrare gente da fuori a vendere o comunque a promuoversi, ma crediamo che questo sia il momento per poter fare un passo avanti e per poter guardare con occhi diversi le opportunità che diciamo così il mondo esterno ci offrono, per dare una miglioria alla propria struttura o comunque una sensazione diversa al nostro cliente. Gli operatori locali sono sicuramente bravissimi, si appoggiano anche loro a attività o comunque società esterne che propongono su Livigno già i loro prodotti, ma che tante volte vengono un pochino oscurati dalla complessità o comunque la difficoltà di emergere all'interno di un mercato. Qui sappiamo che arrivano comunque i migliori o comunque quelli che hanno la volontà vera di poter promuovere un prodotto, di offrire un prodotto di qualità, che poi alla fine va sull'ospite finale e ricade sulla nostra qualità di località. Sarà una tre giorni? Sarà una tre giorni anche dedicata a dei temi che tratteremo riguardo al turismo. Quindi esposizione e convenistica. E convenistica. Spero di poter riuscire a confermare degli appuntamenti che a noi serviranno per non solo programmare, ma per permettere al nostro operatore di fare dei ragionamenti non solo sulla costruzione dell'hotel o sugli appartamenti, su quello che è ricettivo, ma anche sulla gestione di quello che Livigno è dal punto di vista turistico. Non tutte queste attività saranno a carico dell'azienda di promozione turistica e quindi dell'ufficio eventi di APT. Esattamente, come avete visto, il calendario è molto fitto e molto importante e ci permette di offrire al nostro ospite una quantità e una qualità di eventi a dir poco notevole.
L'aiuto che ci sta dando l'Associazione Turismo e Commercio, creando, è una novità di poco e non abbiamo ancora la conferma ufficiale di come saranno e come saranno strutturati, però si sta organizzando per i comitati di zona che proporranno all'interno della propria zona delle attività da noi promosse e da loro gestite. Quindi è quello che è il legame che vorrei si instaurasse in una Livigno, in una comunità, continuo a chiamarla una comunità turistica molto importante, quindi le sinergie tra associazione, aziende di promozione turistica, quindi il pubblico, quindi privato e pubblico, devono sempre venire e essere rafforzate, venire insieme e essere rafforzate per l'obiettivo comune che è quello di proporre una località sì turistica, ma che comunque proporre una località bella quale è Livigno. Ci sono altre novità che riguardano Livigno, per esempio un nuovo partner per quanto riguarda la comunicazione dell'azienda di promozione turistica e quindi della stazione. Esattamente, è scaduto l'appalto che ci vedeva legati con la società di comunicazione e di più comunicazione, si è eseguita un'altra ricognizione sul territorio nazionale con ben 12 aziende, di queste ha prevalso Life Circus di Bolzano. Ora siamo agli inizi, ci sarà una rivisitazione grafica che è già in atto, ci sarà probabilmente la presentazione di una veste nuova non solo per il corporate design ma anche per il logo che comunque vedrà coinvolti tutti i nostri rappresentanti nel mondo turistico per poter dare il via a questa nuova linea comunicativa che Livigno vorrà dare, che l'azienda di promozione turistica vuole dare. Sicuramente l'attività per la maggiore è sullo stampato, ma il digitale che deve seguire un coordinamento grafico, dovrà comunque cambiare, comunque necessiterà di un restyling. Quello che si vuole dare come linea guida che si è improntato è di una località molto active, molto attiva, molto giovane e al passo coi tempi. Quindi Life Circus ha tutte le caratteristiche per poterci ben collocare in questo target e ben essere visibili a tutta Europa. Bene, gli operatori avranno il loro bel da fare nel promuovere, nel comunicare tutte queste iniziative. Avete anche voi come azienda di promozione turistica rapporti o progetti con tour operator o altre realtà per la promozione e la vendita della stagione estiva? È una novità che comunque andrà a ricadere sulla stagione prossima, estiva prossima, la vendita di Livigno con un by Livigno estivo. Quindi 30 operatori tour operator saranno presenti alla fine di giugno. Ora ci sono le prime convocazioni degli operatori locali per incontrarsi con questi tour operator. Quindi la vendita, l'acquisto e l'offerta che si incontrano con Livigno a modello by Livigno invernale. Ha riscosso un grande successo, non l'abbiamo menzionato perché effettivamente risvolti economici e pratici si vedranno sulla stagione prossima. Comunque avrà attività e avrà il suo inizio qui la fine di giugno. Molto importante, soprattutto per noi, però, è la promozione e il sito internet nostro che è in continuo miglioramento, in continuo sviluppo, darà modo agli operatori di capire quello che Livigno sta offrendo. Quindi rimanete collegati e connessi non solo sulla pagina Facebook di Livigno, al quale mi auguro che tutti abbiano dato il loro mi piace, ma soprattutto al sito di Livigno che è in continua evoluzione e che riesce a trasmettere agli ospiti, al fruitore finale, quello che Livigno è, ma soprattutto a prenotare o a capire qual è il momento migliore attraverso eventi e non solo per venire a Livigno. Siamo al quarto aggiornamento del nostro sito, quindi vuol dire che l'attività è tanta e qui non ci fermiamo. È in arrivo anche l'app di località, quindi per la fine di giugno ci sarà la nuova app di località, nuovissima perché prima era esistente ma non funzionante, ora è nuova nel suo genere, ma soprattutto nuova nei contenuti e nuova nella fruibilità. Permetterà in un primo tempo di permetterà in un primo tempo di aiutare l'ospite a seguire quelli che sono i percorsi bike, outdoor o comunque bike legato alla bici su strada, ai camminatori e comunque a seguire un percorso anche shopping e enogastronomico all'interno della località. È vero che la sua
totale implementazione sarà verso settembre, pronti per la stagione invernale, nella quale l'applicazione avrà anche un settore invernale molto importante legato non solo al freeride, ma all'uso delle ciaspole, gli ambienti per le ciaspole, lo sci alpinismo e chiaramente lo sci alpino. Quindi un'app che è un ulteriore strumento che permetterà la promozione del territorio in loco e non solo. Ci sarà all'interno di questa anche una funzione push, quindi di trasmissione di messaggi particolari che non solo si vedranno all'interno del territorio in base a una tecnologia nuova chiamata Beacon, ma anche delle notifiche particolari su promozione, su eventi che durante la stagione Livigno promuoverà. Avete siglato qualche accordo particolare con qualche team sportivo per eventuali raduni in quota? Sono in corso trattative con la Federazione Italiana di Bici su Strada per i loro allenamenti qui. Ufficialmente abbiamo solo il team Tinkoff, abbiamo anche un nuovo avremo anche un nuovo partner, un nuovo testimonial del quale non voglio fare nome, ma assolutamente importante per il mondo dello show legato al bike. Sono in corso queste trattative, purtroppo e per fortuna il turismo e la promozione in questi momenti, soprattutto l'era digitale, si muovono in modo molto veloce, quindi bisogna cogliere l'attimo e non sempre si può programmare anzitempo queste attività. Ci sono parecchi team anche legati alla canoa che ci stanno richiedendo di venire a Livigno ad allenarsi. Appena siglati gli accordi sicuramente ne faremo sapere non solo attraverso Telemonte Neve, ma attraverso i comunicati stampa che mi auguro gli operatori possano farsi loro per promuovere la loro attività. Sicuramente abbiamo dimenticato tanto, ripeto, seguiteci Facebook, Twitter e la nostra pagina web che è casa nostra, che è casa degli operatori, ma soprattutto chiamate l'ufficio informazioni e seguite Telemonte Neve, la nostra TV locale con la quale abbiamo giornalmente novità da proporre. Bene, ringrazio il presidente di APT Luca Moretti. Grazie a voi. E chi ci ha seguito da casa, arrivederci.